Te la sparo così e Vai. mi dici tu che cosa ne pensi. Vai. Ok? Allora, il ciclo vitale tipicamente di una console si piazza tra i 6 e i 7 anni, la storia ci ha insegnato. Quindi è lecito aspettarsi che Sony, per quanto riguarda la sua prossima PlayStation, possa uscire presumibilmente nella fine del 2020 o inizio 2021, essendo fissata insomma la data d'uscita di PS3, scusa, di PS4. A fine 2013, dopo 7 anni, quindi nel 2020, si possa insomma cominciare a presumere l'arrivo di una PS5. Se non esce alla fine del 2020, magari inizio 2021, ovviamente non è detto, però è lecito attendersi che possa uscire in quel periodo. Ora, Sony ovviamente sa lei che cosa sta facendo, noi non lo sappiamo, ma dall'altra parte, Microsoft, dal mio punto di vista, sta già pensando le prossime mosse. E senza sapere in maniera concreta quando PlayStation voglia rilasciare, Microsoft, dal mio punto di Vuole vista, si sta facendo. anticipare, sì. Le Vuole mosse, anticipare. sì. È lecito attendersi, supponendo quindi molto con una strategia d'anticipo. Non è così assurdo pensare che Microsoft possa pubblicare un nuovo aggiornamento di Xbox, non una nuova generazione, ma un Ok. nuovo aggiornamento nel fine 2019, in quanto 2013, 2016, 2019. Cioè, non è assurdo arrivare con un largo anticipo di un anno o magari 6 mesi prima rispetto alla data preventivata, fermo restando che, ripeto, di PlayStation 5 noi non sappiamo quando uscirà. Ora, PlayStation Sony ha già annunciato che la nuova PlayStation sarà una PlayStation 5, cioè ha già annunciato che il suo prossimo hardware, cioè l'avevo letto, ora non vorrei sbagliarmi, ma avevo Sì, non letto ci in una. saranno altri aggiornamenti Non ci intermedi. sarà aggiornamento, quindi insomma si sa già che sono. Microsoft invece aveva detto non solo che stavano lavorando alle loro prossime console, quindi ha detto il plurale già alle tre, aveva detto il plurale, ti ricordi, ne avevamo Sì. parlato, stiamo lavorando alle nostre prossime console. Inoltre aveva annunciato che non è da escludere un nuovo aggiornamento hardware. Quindi dal mio punto di vista non è così assurdo pensare che possa uscire un nuovo aggiornamento hardware che, e qui è l'idea basilare della situazione, il nuovo aggiornamento hardware non possa effettivamente far girare anche i videogiochi poi next gen. Cioè, seguimi, esattamente come un PC di fascia media riesce a far girare i giochi next gen, però non al dettaglio massimo, è lecito attendersi che una Xbox Next possa uscire appartenente a questa generazione, Ma ma che pronta comunque per la prossima. pronta per la prossima significa che già i videogiochi successivi gireranno su quella là, magari con dettagli più bassi, eccetera, anche e soprattutto perché alla fine queste console cominciano ad assomigliare parecchio al personal computer. Sì, ho capito Non quello so. che dici. Quindi tu dici che verrà, potrebbe essere spacciata, tra virgolette, come aggiornamento ancora, però in realtà fa parte della prossima generazione, nel senso avrà la compatibilità laddove magari Xbox One oggi non farà girare chiaramente i giochi per Scarlett o quello che saranno. Ok. Esatto. Ora, tu qual è il vantaggio di fare una cosa del genere? Che se tu fai una cosa del genere, un anno dopo, quando uscirà poi PS5, Sì, tu però. vai a fare il taglio di prezzo alla precedente e Ok. quindi ti trovi con la tua console a 100 euro in meno della concorrenza, con all'arrivo della generazione successiva sullo scaffale la scelta tra, ok, Sony ha il marchio, Sony ha il nome. Tutto quello che vuoi e PlayStation 5, ok, tutto quello che vuoi. Eppure tu avrai la possibilità di avere là sullo scaffale ad un anno dopo quella console a fianco a Sony che costa quei 100 euro in meno, che nel momento in Quindi cui diciamo l'utente. fare una mossa anticipata, siccome comunque bisogna in termini di vendite pure recuperare terreno, anticipi e quindi mettendoti sempre un pezzo avanti dal punto di vista tecnologico, come oggi Xbox One X è superiore a PlayStation 4 Pro, anche se costa di più, in realtà anticipare tutte le uscite significa avere un vantaggio tecnologico nel momento dell'uscita e poi un vantaggio di prezzo quando arriva anche la concorrenza. Esatto, non Quindi so comunque neanche. tu sei abbastanza fiducioso che arriverà un ulteriore aggiornamento di Xbox, vediamo il nome e tutto il resto, prima dell'eventuale PlayStation 5 che dovrebbe arrivare, seguendo un po' il ciclo vitale di Sony, fine 2020.